chi è come Dio. Questo è un grido che da questa grotta viene lanciato da San Michele Arcangelo a tutto il mondo. E oggi io questo grido rivolgo a tutto il mondo, che Dio è unica fonte della pace. Perciò da questa grotta questo grido si diffonda in tutto l'universo. A nome della comunità religiosa dei Padri Micheliti, che da 25 anni custodiscono questo prestigioso e antico santuario, saluto tutti coloro che si uniscono a TV Padre Pio in preghiera a invocare intercessione della Vergine Santissima, ma anche di San Michele Arcangelo, perché intercedano presso Dio Padre per la pace nel mondo, in modo particolare per la pace in Ucraina. Questa grotta è un posto speciale, perché proprio qui i pellegrini da tutto il mondo salivano e continuano a salire per acquistare qui la forza per un combattimento speciale, un combattimento che riporta la pace nel cuore dell'uomo, perché San Michele Arcangelo proprio qui disse che lui è presente per aiutare ogni pellegrino a riportare la vittoria sul peccato. Dove si apre la roccia, lì saranno perdonati i peccati degli uomini. Carissimi, ecco, nostra comunità religiosa, che è stata fondata dal beato padre Bronislao Markiewicz, opera qui per aiutare ogni pellegrino che giunge in questo luogo a riportare proprio questa vittoria. Ma in questi giorni, quando si sentono rumori delle armi e della guerra, la nostra comunità è con la preghiera unita a tutto il popolo ucraino e a tutti coloro che soffrono a causa di questo scontro bellico, dove sembra che sta vincendo colui che sta sotto i piedi di San Michele. Invece, quando guardiamo la statua di San Michele, vediamo che lui è già sconfitto. Cristo risorto è vincitore sulla morte, sul peccato e sulle potenze del male. Perciò noi, con la preghiera rivolta alla Vergine Santissima nel Santo Rosario, ecco, invochiamo la Vergine Santissima perché venga in soccorso al popolo, ai suoi figli che soffrono.